Ciao, oggi siamo in Toscana, in provincia di Lucca, dove Paolo, con una casa da 360 metri quadri, ha deciso di realizzare un bed and breakfast e la sua casa. In più ha anche una bella piscina ovviamente per l'estate. Ti racconto la sua storia dopo la sigla. Eccoci qui da Paolo, che ha acquistato un rustico da 360 metri quadri. L'ha ristrutturato, ci ha fatto il cappotto e poi era indeciso su come riscaldarlo e come riscaldare l'acqua calda sanitaria. Cosa aveva Paolo prima? Aveva il GPL per la cucina e aveva il gasolio per il riscaldamento. Purtroppo niente di peggio per poter svuotare il conto in corrente di Paolo. Allora, dopo aver fatto le opportune ricerche, ha deciso di installare una pompa di calore professionale per poter riscaldare tutto e anche l'acqua calda sanitaria. Si è affidato a mio partner Castellare Impianti, un'azienda ben strutturata che conosce le pompe di calore ormai da diversi anni, e quindi siamo andati sul sicuro nella realizzazione del progetto. C'è stato alla base un progettista che ha fatto i calcoli, perché devi sapere che Paolo ha un impianto a radiatori, di cui diversi sono anche in ghisa. Però a livello progettuale sono stati verificati i radiatori e capito se potevano lavorare anche con una pompa di calore. E in questo caso la risposta è stata positiva. Dopo questo abbiamo calcolato e dimensionato la centrale termica, la pompa di calore, e il tutto è stato realizzato a regola d'arte, per poter dare il comfort al cliente e anche ai suoi ospiti. Oggi siamo venuti qui per fare il collaudo insieme ad altri tecnici, tutto funziona regolarmente, la macchina è silenziosa, che era un dubbio del cliente per non avere qualcosa di rumoroso fuori di casa, la famiglia finalmente è molto contenta perché può avere l'acqua calda e il riscaldamento utilizzando l'energia elettrica. Infatti tutto viene abbinato a un impianto fotovoltaico, che però non si vede, e con delle batterie anche di accumulo. Il prossimo passo sarà l'acquisto di un'auto elettrica per avere 100% la casa elettrica. Paolo quindi ha coronato il suo sogno di vivere senza gas, non avere bolletta del gas, non avere il gasolio, non avere il GPL, riuscire a fare tutto con l'energia elettrica che si autoproduce parzialmente. Bene, con questo ti saluto. Se hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto, e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e sulla campana a fianco, così da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. A presto!